particolarmente critica, si è appunto creata una falla nell'argine di destro verso Nonantola, del Panaro, è alluvionata la zona compresa fra via Tronco e parzialmente via Bonvino. Ovviamente è in evoluzione la situazione, stanno intervenendo tutte le forze in campo, quindi comprese Vigili del Fuoco, 118, Croce Blu, i volontari, l'AIPO, gli elicotteri che stanno arrivando da mezza regione, che atterreranno nel campo sportivo di Gaggio e Algace. Per adesso non ci sono problemi sulla popolazione, abbiamo predisposto 3 punti di accoglienza sulla città di Castelfranco Emilia, divisi fra Covid isolati e negativi, in particolare Covid presso la palestra di via Andrea Costa e al palazzetto i negativi, e gli isolati saranno alle palestre dei Guinizelli. Sul posto ci sono già 60 posti con brandine coperte, i volontari della protezione civile che sono lì a presidiare, e noi stiamo facendo il recall punto per punto di tutte le persone che sono impattate dall'onda di appunto del fiume.